29enne nigeriano, violento e aggressivo nel centro di accoglienza SPRAR di Atena Lucana. Il sindaco Pasquale Iuzzolino ne decreta l'espulsione dalla struttura e dal comune atenese, avviando immediatamente le relative procedure. È finita la pazienza da parte del primo cittadino atenese, dopo che per l'ennesima volta da parte del nigeriano nato a Lagos nel 1988 si sono dovuti registrare comportamenti aggressivi e potenzialmente pericolosi per gli operatori del centro. L'ultimo episodio nella serata di mercoledì, quando il nigeriano, da quanto si apprende in preda ai fumi dell'alcol, si sarebbe reso protagonista di aggressione nei confronti di una mediatrice del centro SPAR, oltre che di un cittadino intervenuto in soccorso dell'operatrice. Non era la prima volta, sempre secondo quanto raccontato da alcuni operatori del centro, che il 29enne si rendeva protagonista di episodi simili. E questo nonostante la presenza della moglie incinta del nigeriano nella stessa struttura. Fortunatamente la mediatrice non ha riportato ferite e l'aggressore è stato messo in condizione di non nuocere. Ma si è in ogni caso trattato di un ennesimo campanello d'allarme che visti anche altri episodi simili terminati tragicamente in altre parti d'Italia hanno convinto il sindaco Pasquale Iuzzolino a decretare l'immediata espulsione del nigeriano attivando l'apposito procedimento di espulsione come previsto in questi casi dalla legge. Il decreto è stato già notificato al prefetto di Salerno per le procedure del caso. Siamo sempre stati persone molto ospitali, commenta il sindaco Iuzzolino, perché ci rendiamo conto del dramma affrontato dai migranti e dalle loro famiglie. Ma gli ospiti del nostro centro SPAR, continua il primo cittadino, devono avere ben chiaro che le nostre leggi vanno rispettate e che i loro comportamenti non devono creare situazioni di pericolo per gli operatori o per i cittadini di Atena Lucana, altrimenti saremo inflessibili. Il decreto di espulsione, ha chiarito il sindaco di Atena Lucana, riguarda soltanto il 29enne nigeriano e non sua moglie. Insomma, sì all'accoglienza e all'ospitalità, ma chi mette in pericolo la sicurezza degli operatori e dei cittadini di Atena Lucana non è più benvenuto.